Appassionati di calcio a 5, ben trovati. Riparte Mondo Futsal, l'undicesima puntata, e riparte con tante notizie, tanti aggiornamenti e tanti servizi. A tra poco. Partiamo come al solito dalla Serie A e partiamo dalle dolenti note riguardanti la Axad Group Latina, che ha perso in casa contro la quotata blasonata Luparense. Una partita iniziata male per i nerazzurri, subito in svantaggio. Gli ospiti sono stati più cinici e abili a sfruttare le incertezze della squadra di Basile, apparsa comunque al di sotto dei suoi ritmi standard. Alla fine il risultato è stato di 5-2 per il team padovano. Nella prossima gara Latina rende la visita alla Lollo Caffè Napoli, che nell'ultimo turno si è imposta sul Corigliano col punteggio di 8-2. Ma andiamo a vedere il servizio sulla partita della Axad Group Latina, un servizio confezionato per noi da Davide Mancini e Valerio Di Prospero. Mondo Futsal, buonasera e benvenuti al Pala Bianchini di Latina, quarta gara di ritorno del campionato di Serie A di calcio a 5. Di fronte l'Axad Group Latina e la Luparense. Il pallone sarà giocato però proprio dalla Luparense, semaforo verde, si comincia, viene intercettato da Onorio che prova a far partire proprio l'Italia da destra, conclusione Lantucci, la gran parata in due tempi da parte dell'estremo difensore del Latina, Onorio, movimento di Leitao e c'è il gol della Luparense. Perfetto il movimento del numero 3 in area di rigore, chiede, ottiene 1-2, un po' troppo lungo il pallone, lo riconquista la formazione ospite con Leitao, la gran parata da parte di Landucci, torna a destra da Avellino, si allarga Battistoni, vuole Maina, spalla la porta, la fitta, Maina riesce in qualche modo Miarelli a salvarsi, male questo avvio di gara, la squadra nerazzurra, occhio ancora Ciasso con il destro e la gran parata da parte di Landucci, controlla ancora Maina, di prima per Avellino, se ne va da destra Avellino, il pallone dentro che termina sul fondo, Leitao di testa anticipato, occhio a Maina, suona tiro, va con il sinistro, il pallone che termina di pochissimo sul fondo, altra chance per il Latina, Dolce ci arriva con i pugni, occhio a Latina con Maina, 3-2, Maina va col sinistro Miarelli in due tempi, movimento di Pedro, occhio alla gran conclusione di Taborda che trova la porta, gran gol del numero 14, 2-0 Luparense, punto Maina con il sinistro, è uno schema, Avellino il piazzato, la risposta di Miarelli che mette il calcio d'angolo, pressione altissima della Luparense, non riesce a uscire Latina, ancora ci prova, occhio a Giassoni, conquista il pallone, il tapin vincente da parte di Moura, sotto porta non sbaglia, 3-0 Luparense, ancora corso, prova ad andare via, serve Caio, allarga nella zona di Battistoni, palla conclusione con il sinistro, vola Miarelli, nella zona di corso, di testa mette fuori, ancora però Luparense con Leitao, gran parata di Landucci, Maina da destra, prova a scappare via Leitao, Maina con il destro, conclusione che termina alta, si blocca, spalla la porta per Avellino, si gira sul perno, poi Maina con il sinistro, Avellino gli stratica il pallone, fa ripartire il Latina, ancora Avellino, se ne va, si accenta Avellino con il destro, Avellino prova a riaprirla, 3-1 Luparense, ma questo è un gran gol di Avellino per Maina, controlla bene il pallone, su di lui Taborda, Maina cerca lo spazio per concludere la gran botta, Miarelli ci arriva, Borca Blanco, alimenta l'azione offensiva nell'azzurra, se ne va, Borca Blanco, la sterzata per Avellino che può pensare al tiro, il piazzato, ci arriva Miarelli, attenzione a Borca Blanco, Miarelli gli dice di no e mette ancora il corner, c'è il taglio, Arnaldo dentro per Battistoni che si divora il gol del 2-3, occasione Latina.
Può cambiare per Rosati. Rosati va alla conclusione con il destro. Pallone che termina largo. Gran botto da parte di Rosati. Occhio al pallone per Bissoni da destra. Lo spazio per il numero 29. Lo controlla Borca Blanco. Poi arriva anche Corso. Bissoni passa la conclusione. È gran gol di Bissoni. Ma che pasticcio da parte della difesa del Latina. La finte del numero 20, torna da Borca Blanco, zona tiro, Blanco prepara il destro, sbaglia e poi la conclusione vincente da parte di Moura, l'errore di Borca Blanco, 5-1, pronto Maina a battere l'angolo, pallone messo al centro e c'è il gol di Arnaldo Pereira, è il gol del 2-5, finisce qui la sfida, la Luparense passa 5-2 al Pala Bianchini. Sconfitta che brucia per l'Axed Group che voleva riscattare il capo di Pescara. Non c'è riuscito invece il gruppo nerazzurro. Per quanto riguarda la Serie B parliamo invece di un brutto tonfo casalingo per la Virtus Fondi. I rossoblù si sono infatti arresi tra le mura amiche del Palasport al Città di Saviano. Terminata 3-2 per gli ospiti la partita. Per il Fondi le marcature sono state di Wagner, doppietta nel prossimo turno. La compagine del presidente Ginepro si recherà sul campo della capolista capitolina Marconi, reduce dalla vittoria esterna con la Virtus Palombara. Ma vediamo proprio i risultati maturati nell'ultimo turno. Il Lido di Ostia ha battuto Salerno 4-0, poi Orte 3-3 con l'Ardenza Ciampino, Eboli 4-3 sulla brillante Torrino, vittoria esterna della capitolina Marconi sul campo della Virtus Palombara, Virtus Fondi come detto battuta in casa da Saviano e poi il punteggio di 9-2 con quale l'Isernia ha regolato Campobasso. Passiamo invece alla C1, girone B, rinviato il match che doveva vedere per protagonista la Ginnastica Studio Fondi contro l'Albano. Per quanto riguarda invece l'Atletico Anzio Lavinio, vittoria 4-0 sul Città di Paliano, mentre altra sonora sconfitta casalinga per la Eagles Aprilia, battuta 10-3 dai freschi vincitori della Coppa Lazio di categoria, l'Atletico Ferentino di mister Luciano Mattone. Ma vediamo i risultati. Come detto, la partita Rocca di Papa Savio è finita 3-6. Ginnastica Studio Fondi Albano rinviata, Atletico Anzio Lavinio Città di Paliano 4-0 e poi la sconfitta casalinga della Eagles Aprilia con Ferentino 3-10. A seguire Gavignano Mirafin 8-5, Velletri Progetto Futsal 2-1 e poi il successo esterno della Vigor Perconti sulla Virtus Fenice. E iniziamo la consueta ampia panoramica sul campionato di C2 partendo dal girone B e dalla sconfitta casalinga della Vigor Cisterna che si è dovuta arrendere alla Fortitudo Pomezia col punteggio di 5-7. Skripniuc, Duva e D'Angelo, i marcatori biancocelesti. Ora la formazione di mister Angeretti si recherà in trasferta sul terreno della Pisana, sconfitta nell'ultimo turno per 3-2 dalla Itex Honey. Per quanto riguarda invece il girone C, si registra la sconfitta dello United Aprilia in casa del Forte Colleferro col punteggio di 2-1. Buona gara comunque per gli apriliani di mister De Angelis che vorranno riscattarsi tra le mura amiche del Rosselli, dove riceveranno il Penta Pomezia vittorioso nell'ultima gara contro la Roma History. Per quanto riguarda la classifica di questo raggruppamento, Città di Colleferro guida 34, Virtus Aniene 33 e poi Real Ciampino 28, United Aprilia 27, Forte Colleferro 25. Seguono History e Penta Pomezia 24, 20 punti per il Città di Ciampino, 17 per l'Atletico Genzano, 12 per l'Atletico Marino, 11 per Virtus Divino Amore e Sporting Club Palestrina. Chiude il Pavona Calcio a 5 a quota 7. E chiudiamo il quadro, l'ampio quadro relativo alla C2 con il raggruppamento D che vede il successo della Visfondi in casa con la Connet Calcio a 5. Si conferma dunque la formazione fondana in testa al girone, ma l'equilibrio continua a regnare sovrano con molte squadre in pochi punti in virtù anche di alcune gare da recuperare. In seconda posizione incalza lo Sporting Giovani Risorse che doma il Minturno con risultato di 4-2. Impattano Real Folgore e Sport Country Club
Gaeta e Real Terracina e Atletico Alatri. Vincono il Fanalino di Coda Isola Liri ai danni della Fortitudo e il Futsal Ceccano sul campo del Città di Minturno Marina. Ma andiamo a vedere alcuni servizi confezionati per noi. Partiamo da Visfondi Connet Calcio a 5, servizio realizzato da Oscar Macaro e Luca Napolitano della redazione di Fondi.
adesso concentriamoci su quanto accaduto nella sfida tra Sporting, Giovani Risorse e Minturno. Vediamo il servizio realizzato da Valerio Di Prospero e Matteo Arena. Bianchini di Latina. Buon pomeriggio agli amici di Mondo Futsal da Valerio Di Prospero. Serie C2, girone D. Lo Sporting Giovani Risorse ospita il Minturno nel big match della 14ª giornata. Arriva ora il fischio, semaforo verde su Sporting Giovani Risorse, Minturno. Dunque rimessa laterale con Tabanelli. Vince un rimpallo, poi Cristofori al limite dell'area. Trova Tabanelli, prova ad appoggiare la sfera, ma c'è l'intervento di Morrone. Ancora un errore in fase di disimpegno della squadra ospite. Ora Ranieri, Cristofoli, Martufi sulla sinistra per Tabanelli con il destro, colpisce Pestetti in maniera un po' fortuita. Allora riparte lo Sporting con Tabanelli sulla destra, il destro di Tabanelli, la respinta del palo. Ora il Minturno che riparte con il contropiede. E a questo momento il fischio del direttore, va proprio Cristofoli con il sinistro, la respinta di Morrone. Poi prosegue l'azione con Cristofoli e ancora Morrone con il piede. Ancora però in possesso di palla il giocatore in maglia bianca con Benvenuto che si smarca bene. Fa partire un destro che colpisce il palo. Bongianni che perde la sfera, Sanchez e ancora Correa. Il pallonetto e c'è Gonzales che davanti a Tonini lo batte sotto le gambe. Cristofoli lo scavetto, anzi era forse addirittura un tentativo di tiro. Ora Cristofoli ora dal limite dell'area con il sinistro e il gol di Cristofoli. Ora Damiani recupera il pallone dal limite dell'area, Damiani, e c'è subito il 2-1 dello Sporting Giovani Risorse. Tutta la panchina va ad abbracciare Damiani. Scicca però il pallone. Ora Minturno con Sanchez sulla sinistra, prova il piazzato. Ora Minturno ancora in possesso di palla con Pestetti e c'è il tuffo di Tonini. Dunque Pestetti, Sanchez per Zotto, con il destro fulmina Tonini ed è il gol del 2-2 del Minturno. Ora per Cristofoli dentro l'area, Morrone dice di no, ancora Cristofoli, riesce a toccare il pallone dietro per Ranieri e c'è il gol di Ranieri sotto le gambe di Morrone, il gol del 3-2. Contarino, poi Piacenti alza campanile per Varano che stoppa, si gira ma trova solo la traversa, con Contarino che trova in qualche modo Varano che chiude la gara con un piattone sinistro di poco fuori dall'area. Bravissimo qui Tonini ad anticipare il numero 8 ed arriva in questo momento il triplice fischio dell'arbitro David La Pietra e dunque partita che termina sul risultato di 4-2. Sporting che balza momentaneamente in testa alla classifica con 27 punti. A noi le prospettive sono quelle di far bene sempre, per cui stiamo facendo bene da tante partite. Devo veramente ringraziare i ragazzi che sono encomiabili per l'impegno che ci mettono non solo durante la partita ma anche durante la settimana negli allenamenti, e questi sono i risultati. Siamo cresciuti di partita in partita dall'inizio di stagione, dove abbiamo faticato un po' perché comunque la squadra, tanti giocatori dovevano ancora acquisire tante situazioni di gioco, e adesso credo che siamo diventati una squadra, e siamo una squadra che può competere con le prime. Questa era una squadra fortissima con tanti stranieri, una squadra sicuramente tra quelle che dovrebbero vincere il campionato, per cui ci siamo anche noi. Devo dire che la partita è stata bellissima, penso che sia una partita all'altezza delle partite di carattere nazionale, perché è veramente giocata bene, arbitrata anche benissimo, c'è un arbitro che ci ha lasciato giocare, per cui si è espresso il gioco sia da una parte che dall'altra in maniera molto, molto completa, interessante, veramente una gran bella partita. Devo dire grazie ai miei giocatori perché hanno fatto una partita straordinaria e hanno meritato sicuramente la vittoria.
Siamo con mister Cardillo. Allora mister, una bella partita combattuta che però alla fine vi vedo uscire sconfitti. Quali sono le considerazioni? La partita è stata equilibrata, decisa da episodi. Purtroppo loro sono stati bravi a rimontare lo svantaggio iniziale, noi molto molto ingenui dopo l'1-0 cadere nelle loro provocazioni e mettere la partita su un piano così grintoso, su un piano di quasi rissa. Siamo stati troppo ingenui per giocatori esperti, per una squadra esperta come la nostra questo non va bene, dovevamo gestire di più la partita invece subito. Quindi nel momento che abbiamo iniziato a reclamare con l'arbitro e con gli avversari abbiamo preso due gol e lì è girata un po' la partita. Ecco, mister De Simoni ci ha detto che il Minturno è una squadra che può lottare per il campionato, anche questa è la sua idea, anche dopo questa partita rimane questo l'obiettivo? Sì, sicuramente, noi lotteremo fino alla fine per il campionato, poi vincerlo nello sport si sa, vince uno solo, adesso c'è un lotto di squadre pretendenti, noi la Visse, il Cisterna, lo Sporting, il DLF Formio, per cui non escluderei nessuno, sarà un campionato tirato fino alla fine, probabilmente si deciderà nelle ultime partite. Chiusura in bellezza riservata come sempre alla Serie D, al girone unico di Serie D, e qui spadroneggia ancora la Virtus Latina Scalo Corzara sul campo dell'Atletico Rocca Massima. Tiene il ritmo l'Atletico Sperlonga, vittorioso sul terreno del Maranola. Impattano la Polisportiva Stella in trasferta contro il Formia 1905, l'Accademia Sport con lo Sport in Terracina e il Flora 92 col Città di Pontinia. Andiamo a vedere la classifica. La capolista Virtus Latina Scalo guida a quota 39, a 6 lunghezze c'è l'Atletico Sperlonga, a quota 29 c'è il Polisportiva Stella, a 21 Accademia Sport e Sporting Terracina, poi a 20 lo United Latina, Formi al 1905, Real Fondi a 19, 18 punti per Flora 92 e Monti Lepini, seguono Faiti 2004 e Golfo Spinei a 17, 16 punti per il Città di Pontinia, 11 per il Marina Maranola, 9 per l'Atletico Rocca Massima, chiude le Fornamare a 7 punti. Termina qui l'11ª puntata di Mondo Futsal, abbiamo dunque ricominciato con la prima puntata del 2016, vi invitiamo a seguirci costantemente e quotidianamente sul nostro sito mondofutsal.net, nonché a gustare le nostre immagini attraverso youtube.com/mondofutsaltv. Ringraziamento a Marco Dell'Orco per la regia, ringraziamento a quanti hanno collaborato e ringraziamento a voi che ci seguite sempre numerosi. Appuntamento alla prossima settimana.